Qual è l'importanza di questo tipo di test che eseguite al Policlinico? Allora, il test che viene effettuato è un test di tipo genetico, dove vengono valutate le mutazioni in due geni di suscettibilità, cioè i geni BRCA1 e 2. Questo test, che fino a oggi aveva solamente una valenza preventiva, cioè veniva effettuato nei soggetti che avevano una storia personale, cioè un'insorgenza precoce, per esempio un tumore alla mammella o dell'ovaio, o una storia familiare, oggi è diventato di tipo predittivo e quindi ha una valenza dal punto di vista di risposta alla terapia con specifici farmaci che sono i cosiddetti PARP inibitori. In questo modo si possono utilizzare farmaci bersaglio che riparano il DNA. Si chiamano farmaci a bersaglio molecolare, quindi possiamo utilizzare una terapia biologica mirata contro questo tipo di tumori, con dei risultati molto importanti dal punto di vista della sopravvivenza. Assessore, questo test è diventato predittivo e molto importante, è quindi opportuno ampliare la possibilità e l'accesso delle donne a questo tipo di prevenzione e di cura? È opportuno e necessario, rientra nel quadro complessivo della prevenzione, di questo straordinario piano di prevenzione che abbiamo predisposto per la Sicilia, e quindi questo percorso deve essere assolutamente potenziato e diventa una priorità per l'intero servizio sanitario regionale. Questo test diventa sempre più importante e quindi sarebbe opportuno ampliarlo. Certamente sì, perché quando abbiamo a disposizione test come questo che possono migliorare non solo la diagnosi precoce ma anche gli esiti di una patologia così veramente importante come il tumore dell'ovaio, non possiamo che essere assolutamente d'accordo. Questa è l'occasione per riunire attorno al tavolo tutti gli esperti della patologia oncologica femminile per poter dare ognuno un contributo che non sia un contributo dissociato l'uno dall'altro, ma che sia collegato, per far sì che questi test possano essere introdotti con estrema cautela ma anche con estrema efficacia, al fine di poter dare il miglior risultato poi alla donna. L'assessorato dà indicazione per un ampliamento di questo test, come si sta lavorando a questo possibile ampliamento? Allora, noi stiamo lavorando attraverso delle progettualità di piano sanitario 2014, è il Ministero che dedica dei fondi dedicati a particolari linee di attività che la Regione Siciliana, l'assessorato alla salute decide di portare avanti per cercare di aumentare i livelli essenziali di assistenza. In questo settore c'è una progettualità proprio sui tumori eredofamiliari, dove contiamo di aprire anche sul versante della Sicilia orientale gli stessi test che vengono garantiti sul versante occidentale, quindi su Palermo.